Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo Get Ready with Me, San Valentino. Bene, vi farò vedere come mi truccherò. Quindi questo è il trucco che ho realizzato, lo adoro. E vi faccio vedere come l'ho realizzato, perché darò anche delle idee regalo ai maschietti da fare le proprie fidanzate amiche. Allora, sono andata da Kiko. Ta-da! Allora, iniziamo subito. Con il blush multicolor, la confezione si presenta così. Il blush è costato, ve lo dico subito, 9,95 euro. Allora, una volta che voi lo aprite, si trova confezionato in questa maniera. Questo è il packaging. C'è scritto Heart Love Kisses Romance Passion Heart Kiss Love Romance Heart, quindi tutto ciò che riguarda San Valentino. Allora, vedete così, e il colore finale è questo, è molto delicato, mi piace davvero tanto. Devo dire che ve lo consiglio. Ovviamente non potevo comprare il blush senza l'applicatore, quindi il pennello. Anche questo si presenta così, con questa carta, e voilà, lo adoro ragazze, guardate, pennello a forma di cuore, morbidissimo, bellissimo. Il rossetto, voilà, rossetto, anche questo si presenta così nella confezione. Allora, il pennello è costato, ecco, che me l'ero già scordato, 12,99 euro, quindi vedete a forma di cuore anche lui. Voilà! Ed è un colore meraviglioso. Ci sono tante tinte, però io ho preferito questo perché è un colore che in realtà non ho e devo dire che mi piace davvero tanto. Allora, il rossetto è costato 6,95 euro. Mentre il fondotinta, questo qui che ho acquistato, 3,80 euro, era in super saldo. Vi faccio vedere, è in stick, così si chiama Full Protection Stick Foundation ed è meraviglioso, è quello che sto indossando. E il colore è lo 02. Voilà. Poi ho preso sempre della linea San Valentino, questo smalto meraviglioso, color carne. Come nuance c'era questo e un rosso, ma rossi ne ho davvero tanti, quindi ho preferito questo, è lo 001, è un matte. E poi ho preso la base indurente, che è costata 4,90 euro, e in questo modo mi hanno dato il regalo. Sempre della stessa linea, questo smalto, si poteva scegliere anche qui il colore, e io ho scelto un bianco perché ovviamente mi era finito, quindi avevo bisogno di questo colore. Bene, adesso vi lascio al tutorial, spero vi piacerà. Il vestitino che indosserò per San Valentino sarà questo, è un semplice vestitino rosso. Questa sarà l'acconciatura, quindi questo chignon che vi farò vedere come ho realizzato e poi ovviamente il trucco. Bene, vi lascio al tutorial e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qua sotto come passerete il vostro San Valentino e come vi vestirete e vi acconcerete. Inizio subito con il mio primer viso della Dior. Poi passo al fondotinta. Io sto usando questo di Kiko in stick. Vado ad applicarlo su tutto il viso per renderlo omogeneo, perché ho delle parti più arrossate rispetto ad altre. Voilà. E poi lo vado a stendere con il mio pennellino adorato, Loval Brushes. Mi trovo benissimo con questo tipo di pennello. Da quando l'ho utilizzato,
Sono completamente impazzita e non posso farne più a meno. Adesso vado a stendere il correttore. Io uso quello di Collistar, sempre in stick, e vado a tracciare un triangolo per andare a illuminare il mio viso. Poi vado a picchiettare con il dito anulare, perché è quello che fa meno pressione sulla nostra pelle. E visto che il contorno occhio è una parte delicatissima, presto molta attenzione. Poi vado a mettere ancora il mio stick correttore sulla palpebra mobile, sempre picchiettando con il dito anulare. Questa è una parte sensibilissima, quindi attenzione a non fare tanta pressione. Ed ecco fatto. Adesso continuo con il mio primer, questo è sempre di Kiko, mi trovo abbastanza bene. Lo metto per andare poi a fissare il mio ombretto. L'ombretto così avrà una durata più lunga. Successivamente, finiti questi passaggi, prendo le mie palette adorate, che sono la Peach, questa che vi sto mostrando, sempre di Too Faced, e poi la Chocolate Bonbon. Vado subito a prelevare dalla mia palette questo color marroncino e dopo aver tolto l'eccesso di polvere, vado a stenderlo sulla palpebra mobile con un pennello piatto. Farò la stessa cosa poi nell'altro occhio. Adesso dalla mia Chocolate Bonbon prelevo questo colore marrone più scuro che andrò a miscelare con il marroncino chiaro per renderlo più intenso in questa maniera. Poi con il mio pennellino da sfumatura vado a sfumare naturalmente il tutto. E voilà, sia da una parte che dall'altra. Mi raccomando, sfumate bene. Con un pennello pulito vado a prelevare questo colore brillante dalla mia palette e vado ad illuminare sotto l'arcata sopraccigliare. Poi con una matita per sopracciglia vado a definirle. Mi raccomando, cercate di trovare una tonalità che si avvicini abbastanza al vostro colore di sopracciglia per evitare un effetto artificiale e seguite appunto la linea delle vostre sopracciglia ed eventualmente andate a riempire gli spazi vuoti. Prendo nuovamente il mio correttore e lo vado a stendere sulla palpebra mobile per poi fissare l'ombretto. Poi sempre dalla Peach vado a prelevare questo color panna andandolo a tamponare per bene sulla palpebra mobile. Prendo un pennello dalla punta molto sottile, mi raccomando, e vado a prelevare dalla mia peach questo color viola scuro e vado a tracciare, dopo aver tolto l'eccesso di polvere, una linea tra l'ombretto color panna e quello marroncino. Voilà, seguendo ovviamente la linea dell'occhio. L'effetto è meraviglioso,
vi consiglio di provarlo. Con il mio eyeliner vado a tracciare una linea dalla parte interna dell'occhio sino a quella esterna, allungandola. Poi prendo una matita per occhi, io uso questa di Collistar che ha anche lo sfumino, e vado a tracciare una linea nella rima inferiore, come vedete, e poi andrò a sfumarla per bene. Questo è il mio mascara preferito di Essence, effetto ciglia finte. Lo vado ad applicare pettinando le mie ciglia, è meraviglioso e lo adoro ovviamente. Adesso passo al contouring e uso quello di NYX. Vado a tracciare queste due linee sotto gli zigomi più o meno sulla fronte e poi sul naso. Dopodiché prendo il mio piccolo pennellino da sfumatura e vado a sfumare il tutto. Questo è il fantastico rossetto a forma di cuore, in tema ovviamente San Valentino, che ho acquistato. Il colore, come avete potuto capire, mi piace tantissimo, lo adoro. Voilà. Adesso passo all'acconciatura, non posso mica uscire così, che ne dite? Quindi ora vado a sciogliere i miei capelli e farò un bellissimo chignon. Thank you.
Adesso passo alla manicure. Ho steso il mio smalto color nude matte. È meraviglioso, lo adoro. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, lasciate tanti like e vi do mille baci.